Buonasera a voi tutti che ci seguite, ci seguirete in registrata. Oggi è 3 giugno 2015, siamo in collegamento con la nostra amica Indio, Blanca Briceño. Parleremo di Venezuela. Blanca è una amica Indio radicale, resistente del gruppo Airesven, e parliamo ovviamente di Venezuela. Blanca è la nostra, diciamo, finestra sulla vicenda, potremmo chiamare, di questo popolo venezuelano che non se la passa per nulla bene da un punto di vista economico e da un punto di vista anche di ordine interno. C'è un'escalation che va avanti da parecchio tempo e con Blanca oggi affronteremo vari argomenti, quelli su cui ovviamente lei riterrà di darci degli aggiornamenti. Io partirei subito con qualche piccola cosa che ho colto un po' qua e là. Intanto gli effetti della fine dell'embargo tra Cuba e gli Stati Uniti. C'erano dei rapporti tra Cuba e Venezuela anche economici molto stretti. Ecco, se ci sono appunto degli effetti anche in Venezuela della fine di questo embargo. E poi pare appunto che ci sia un'invasione di dollari nel Venezuela con una serie di cambi, diciamo, progressivi, quindi con cambi che arrivano appunto ad essere onerosissimi. Ecco, tutte queste cose, che tipo di ripercussioni hanno avuto? Poi ovviamente anche quello che riguarda le ripercussioni sulla popolazione civile, che sono veramente in termini di ordine pubblico veramente drammatiche. Ci sono molti morti violenti. Io darei subito la parola a Blanca. Grazie di essere qui con noi. Bene, grazie Gianni, grazie a Liberi TV e a tutti i vostri e i nostri ascoltatori. Indubbiamente un gigantesco saluto dalla resistenza venezuelana propositiva e non violenta che Airesven rappresenta e che sempre trova in Liberi TV questa finestra di scambio di racconto delle situazioni che vengono se non occulte, molto nascoste nei media all'estero e in Europa, in modo particolare qua in Italia. Trovo sempre moltissime persone che mi dicono: ma non si sa niente di questo, non si sa niente di quello. E ovviamente a tutte queste persone noi raccomandiamo di andare al link di attualizzazione su Liberi TV ed spero che possiate constatare le visualizzazioni. Dunque, sicuramente la situazione economica è gravissima perché il paese è tutte le settimane si vaticina che è a rischio default. Io veramente l'avevamo già anche detto in qualche trasmissione passata che personalmente faccio molta fatica a considerare che la frattura economica sarà veramente almeno nell'immediato e abbiamo detto che tanto la banca tedesca, come una banca negli Stati Uniti, hanno considerato che fra il 2015 e il 2016 si dovrebbe arrivare a questa situazione. La situazione economica sicuramente è gravissima perché le riserve nazionali sono scesi a dei limiti mai conosciuti prima. E per il regime castrocomunista, per mantenersi comunque a gara e a galla, non soltanto fa dei contratti leonini, contratti molto sfavorevoli al paese e alle future generazioni con la Cina, con la Russia, e quindi trova sempre come un piccolo sfogo, ma ha la situazione tremenda della mancanza dei beni primari. Questi certuni lo considerano una guerra alimentaria, il regime chiama tutta questa circostanza una guerra economica e continua permanentemente a minacciare di chiudere ancora le poche industrie, la poca produttività che rimane in piede nel paese, in quanto comunisti di vera consistenza hanno veramente esterminato la produttività del paese.
su questo tema una dichiarazione molto importante che non ebbe rilievo pubblicitario, ma sì nei giornali dell'area della sinistra estrema italiana. Questo giornale riportò le dichiarazioni di Fidel Castro dicendo che lui e Cuba aveva diritto di essere marxista-leninista e che così nessuno glielo poteva togliere questo diritto. Questo giustamente nelle recenti celebrazioni dei 70 anni della sconfitta, diciamo, del nazismo per l'Unione Sovietica, che ha fatto una grande celebrazione in cui era presente anche l'illegittimo venezuelano che Gianni ripeterà il suo nome. Maduro sarebbe Sì. Ecco, illegittimo. Se capita, ricordiamo che l'insepolto invece è Chavez. quindi la condizione economica e mancanza di beni hanno segnalata in molte occasioni. Soltanto un ex ministro del regime dell'insepolto, che adesso pure Gianni dirà chi è, ha Abbiamo detto Chavez. dichiarato che solo nel 2013 si sono derubati imprese fantasma, questi di cui ogni tanto Report parla delle possibilità di fabbricarli all'estero, la bellezza di 27 mila milioni di dollari, e nella trasmissione passata avevamo parlato anche delle cifre che erano a titolo personale nella banca svizzera e poi ad Andorra ed altri paradisi, i paradisi legali. Dunque, i tre cambi che ci sono qui. Dollar che è a 6,50 bolivares per dollaro. Io parlo questi 6,50, che adesso non so se sono 6.000 o se, perché la moneta è cambiata molto. Noi nel nostro linguaggio diciamo 6,50 bolivares e non bolivares, bolivares per dollaro. Poi c'è un secondo cambio che va a 53 e qualcosa. Poi c'è Sicadi, che è stato un sistema che voleva assolutamente tagliare le gambe al dollaro nero, del mercato nero, e quindi l'hanno messo come a 153 quando è sorto, e però il dollaro parallelo continua a crescere in quantità di cambio rispetto insomma, sui 400 bolivares per dollaro. E tenendo conto di questo sistema, praticamente il salario minimo venezuelano si riduce a sì e no 35 dollari per persona, e sono cifre che ovviamente nel mercato nero non permettono di poter acquisire gli alimenti minimi, ciò che noi chiamiamo la canasta bassica, non so come si chiama da voi, o non ricordo il nome, comunque la quantità di alimenti che una persona deve consumare in un mese, questa cifra sono almeno 5 salari minimi. Ora, questo mercato nero ha creato, anche quello che avevamo un po' la volta scorsa, i nuovi lavori e i nuovi ambiti di mercato nero. Perché? Perché la gente non trova, se non al mercato nero, certi prodotti. La classe media venezuelana che ancora rimane, che ha ancora diciamo dei risparmi da poter spendere e che trova o ha dei dollari, ovviamente vive comprando con questi dollari che entrano nel mercato a questi prezzi. Dunque,
di mercato libero, mercato nero. Quindi la situazione è che ci sono persone che fanno la fila perché ne hanno il bisogno personale. Altre persone che sono nella fila comprano per rivendere poi a quelli che non riescono a fare la fila perché sono ore, certuni arrivano al mattino. Insomma, sono storie che personalmente li ho viste in abbondanza nell'Unione Sovietica negli anni 65-66, giù da quel periodo lì, e che quindi a volte si arriva alla fine della coda e non c'è il materiale. Il regime ha messo, come a Cuba, voluto regolamentare questa situazione, quindi col numero della carta d'identità, con il numero finale, diceva bene, quelli che finiscono in 0 e 9 possono acquisire il lunedì, poi gli altri il martedì, Una e specie di così. tesseramento annonario, insomma, in Una specie di tesseramento anoranario molto ben conosciuto dalla regime nazifascista comunista che abbiamo. Quindi è così, oppure timbrano le persone sul braccio, anche di questo avevamo tempo fa parlato. Ora, indubbiamente in questa grande circolazione di moneta nel mercato nero e ovviamente della merce, ma è quella che determina il vero prezzo, cioè la devaluazione del bolivar è talmente gigantesca che il prezzo reale del bolivar non può essere 6,50, non è 53, non è 153, ma è quello del mercato nero perché è a quello in cui le transazioni si realizzano. Recentemente si sta parlando proprio di dollarizzazione dell'economia nazionale la situazione è nata perché ci sono comunque, diciamo che il Venezuela non è Cuba, su questo forse si può anche fare un pezzo di trasmissione in un altro momento dove si può spiegare le ragioni per cui non lo è, anche perché questa situazione, il regime castrocomunista venezuelano è nato al di fuori di ciò che fu la guerra fredda tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Quindi storicamente ci sono altre condizioni, ma ci sono ancora delle, soprattutto multinazionali, che pure in grande perdita o con una ridottissima capacità di produzione, o ancora che non riescono a produrre perché non riescono a riparare la macchinaria di produzione, quindi sussistono ad essere presenti nel territorio. Una, perché forse considerano che comunque il paese avrà una potenzialità futura in un X momento, che a loro permette di fare questa strana decisione. Quindi la Ford ha iniziato a considerare che può vendere le in macchine dollari. in dollari. E questo ha creato subbuglio, anche perché allora gli operai hanno detto: benissimo, se la Ford vende in dollari, il mio salario è in dollari. Ma l'operaio considera che se guadagna 6.500 bolivares, allora diviso 6,50 a 1.000 dollari. No, invece lui continua ad avere un salario che corrisponde a quei 35, 50, 55 dollari del valore reale, vero, che è il mercato nero. E a questa, diciamo, Comunque, dollarizzazione, Maduro come, diciamo, come commenta, che dice? C'è la vecchia retorica del nemico straniero oppure si sono adagiati? ma la vecchia retorica un po' l'ha abbassata, perché sembra che sia successo, lui è stato presente. Il 1º maggio è andato a celebrare il 1º maggio
all'Avana. Quindi, diciamo, come un segno in più che la nostra sovranità oramai è nelle mani della dittatura castro-comunista e che siamo una specie di probabilmente, no? Quindi lui aveva minacciato, no, di chiudere las empresas Polar, che sono las empresas Polar sono una grande catena, è un'impresa molto grande, nazionale, adesso anche internazionale, perché ha una succursale in Colombia, quindi noi venezuelani che viviamo all'estero troviamo la farina per fare il nostro pane che si chiama l'arepa. L'arepa noi la riusciamo a fare perché Colombia esporta, produce e esporta l'harina pan, si chiama harina pan. Quella della Mendoza, ci sono altri tipi di farina di mais disidratata, tipo la polenta istantanea. Ecco così la nostra farina per il nostro pane tradizionale. Minacciò l'impresa Polar di chiuderla perché sono loro che hanno la guerra economica e quindi ritengono nei depositi gli alimenti che non arrivano alla povera gente con un prezzo, ecco perché questa è l'altra faccia della moneta, il prezzo è bloccato. Quindi i produttori, c'è un momento in cui ovviamente quel prezzo fissato dal governo non copre tutto le necessità che ha l'impresa per continuare a produrre e non ha i dollari per importare il materiale di cui ha bisogno. Quindi siamo veramente in questa trappola. Questo qua, illegittimo, è andato il 1º maggio ed è tornato ed ha lasciato la cosa in pace perché si vede ovviamente che i consigli presidente, tristemente, con molto dolore lo devo dire, del Venezuela, che è il signor Raúl Castro, sicuramente l'ha bloccato e l'ha detto, ma insomma, abbiamo pazienza perché questi insulti sono diminuiti dopo il 1º maggio e anche tutta questa aggressività contro l'impero, probabilmente, primis conseguenza delle negoziazioni tra gli Stati Uniti e Cuba da una parte, ma in secondo luogo perché comunque L'Avana in questo momento non mollerà il Venezuela. Non è che grazie a Dio che abbiamo già ripetuto diverse volte attraverso Liberi TV che non è diminuita la repressione, anzi è aumentata sia in Cuba che da noi, ovviamente, la condizione economica. Ecco, parliamo adesso appunto della cittadinanza, della situazione dell'ordine pubblico, le bande, le morti violente all'interno. Ah, va bene, va bene. Dunque, sai che sempre ti do dei dati, e quindi questa volta c'è un famoso criminologo e avvocato venezuelano di nome Fermín Mármol García, e il dottor Mármol García ha dato delle dichiarazioni che sono usciti curiosamente su questo nostro famosissimo e più forse molto antico quotidiano che si chiama El Universal, comperato da prestanomi della cricca del regime o di quelli famosi, eccetera. Quindi è l'Universal comunque oggi non più un medio libero, comunque pubblica questo articolo con il sotto la rubrica delinquenza e semplicemente la dichiarazione del dottor Mármol García che nel Venezuela operano 18.000 bande criminali. Siamo a 70 omicidi per ogni 100.000 abitanti come cifra ufficiale e l'impunità
su 100 delitti si risolvono solo 6, quindi come sempre ti ho detto va dal 94%. Ecco. L'altro dato terribile, oltre a quello che già dalle prime volte che abbiamo fatto degli aggiornamenti sul Venezuela abbiamo detto che nel 2010 è uscito un articolo sull'altro giornale, El Nacional, dove si dichiaravano 15 milioni di armi illegittime in giro, bene, lui commenta che la popolazione delittiva libera, quindi in libera circolazione, supera quella che è reclusa, che è in carcere. E quindi lui considera che ci sono 72.000, proprio cifre di questo, del dottor Marmol Garcia, 72.000 delinquenti liberi contro 60.000 che sono in prigione. Abbiamo queste bande hanno pratiche che vanno, sono bande criminali organizzate, vanno dal furto al sequestro e ovviamente se un narcostato bene il programma di narcotraffico è gigantesco. Ora, la situazione di narcostato, che è stata considerata giustamente anche negli Stati Uniti, questa cosa sta facendo un po' voltare l'attenzione verso il Venezuela. Portò a molti, anche personali proprio molto vicini ai grandi capi, ai boss, cioè quello che siede all'Assemblea Nazionale, l'insepolto e altri, sono fuggiti negli Stati Uniti e dichiarano alla DEA questa situazione qua. Quindi, la verità è che la situazione si è aggravata anche perché questi delitti hanno coperto proprio la grande famiglia venezuelana, quindi l'assassinio, il sequestro, delitti primitivi di profonda violenza, li abbiamo proprio raccontato qua, e ovviamente il fatto che il primo diritto fondamentale di ogni essere umano, che è il diritto alla vita, il narcostato non lo può garantire in nessun modo, e quindi abbiamo superato i 300.000 persone cadute per quello che Aires Ven ha sempre fatto, è la resistenza venezuelana al terrorismo di Stato, e ovviamente questo è un fattore deterrente per la caduta della qualità della vita dei venezuelani. In questi 16 anni lo Stato ha manifestato la buona volontà di attaccare questa criminalità e ha proposto 21 piani che man mano li ha sviluppati in questi 16 anni, ma nessuno è servito, e questa continua ad essere opinione di Marco di Marmol Garcia. Ovviamente una criminalità che vede cadere un venezuelano ogni 20 minuti ti comporta a che tutta la tua mobilizzazione che tu puoi avere per uscire anche solo di fronte a casa tua o per momenti di ricreatività o anche con la famiglia, sono diventati, cioè il venezuelano percepisce che questi spazi sono persi. Ovviamente accanto a questo c'è il problema allora della controparte, che sono le polizie la polizia. L'insepolto aveva distrutto completamente
il sistema di polizia che aveva il paese e quindi oggi diciamo se per fare la pattuglia, so, andare a girare intorno, bene, insomma, gli uniformati forse c'è una possibilità di ronde di un 70% degli effettivi. Per la gravità è che il deficit della polizia di investigazione, di ricerca, è attorno al 300%. E qui non stiamo parlando del deficit tecnologico e delle istituzioni di prevenzione. Quindi diciamo che siamo lasciati a morire con quello che comunque Ayres-Wend ha iniziato a chiamare olocausto, e una volta mi sentivate parlare del genocidio fisico, morale, culturale, spirituale, linguistico, istituzionale del popolo venezuelano. Però veramente, se ci sono 72.000 persone coinvolte nelle bande criminali e la popolazione che è nel carcere è di 60.000 individui, che è vero, le carceri potete immaginare, però ci sono tante contraddizioni del ciò che è il carcere venezuelano. Veramente potremmo magari un giorno fare proprio una trasmissione dedicata a spiegare un Certo, po' certo. perché, Certo, anche se tu io pensi che ci volevo ricordarti sono. che siamo verso la fine e di sintetizzare Ah, un po' e ok, grazie. anche se ti andava di dirci qualcosa sul cardinale Rosa, quindi Ah, diciamo va bene. l'episcopato, insomma, come si interfaccia a Bene, questa noi vicenda. siamo in una situazione, noi resistenza, siamo in una situazione estremamente delicata, in quanto ci sono di tutti i 3.000 ragazzi che non si sanno nemmeno in quale carcere sono, i desaparecidos, i 48 giustiziati più il ragazzino di cui vi ho contato, ultimo nostro eroe. E nella una trasmissione scorsa l'avevo fatto. E diciamo la gravità di una vita che uno non sa, esce di casa e non sa se torna. Bene, il Monsignor Urosa è forse il rappresentante di Parolin e quindi di Bergoglio per questa situazione dell'America Latina, e nel Venezuela i 3.000 ragazzi che non sappiamo dove stanno, più i centinaia di prigionieri politici, ce ne sono solo due. Due che hanno due mogli che vanno in giro, parlano nelle Nazioni Unite, loro parlano nella comunità europea, parlano al Parlamento spagnolo, eccetera. E questi due prigionieri sono Daniel Ceballos e Leopoldo López. Bene, noi siamo da qui, da Liberi TV, al Cardinal Urosa, a Monsignor Parolin e a Papa Bergoglio, che cerchino la verità delle circostanze nel Venezuela, dove il dialogo può partire solo se ci sono le condizioni minime per un dialogo, condizioni che non possono non essere la parità e rappresentanza di noi come resistenza con questi signori coabitatori del comunismo, del castrocomunismo, quindi colpevoli dei 300.000 morti di questo genocidio. Noi vogliamo la liberazione di tutti i prigionieri politici, senza eccezione, e quindi ovviamente le condizioni sono proprio il silenzio politico, la morte dei ragazzi, la tomba di cui abbiamo denunciato, ed eccetera, eccetera. Non possiamo non avere un riconoscimento di una lotta civile che abbiamo portato avanti per sederci come minimo a dialogare, ovviamente sull'unica possibilità che è la mesa dell'Unità Democratica, che non
ci rappresenta, non ci rappresenta a tutti noi. Loro vogliono condurci al mattatoio delle prossime elezioni. Monsignor Urosa può parlare benissimo con il padre Romero per capire che la delinquenza, questi 72.000 delinquenti liberi, hanno come componenti gli adolescenti. E c'è uno di Don Romero, il padre Romero, su questa tragica situazione che abbiamo analizzato nella trasmissione scorsa o due fa, qua su Liberi TV. Parli con il padre Freites, che è forse in questo momento al Vaticano, padre Palmar, Monsignor Ovidio Perez Morales e Monsignor Luker, per capire se veramente è solo la posizione del Vaticano, dove noi in questo momento nell'America Latina, grandi scrittori, stiamo dicendo: ma cosa vuole Bergoglio per danneggiarci ancora di più? Di cosa ha bisogno? Quindi lascio queste domande aperte, se lui vuole rispondere, questo gioco dove è il dolore del popolo venezuelano, la sua libertà, i nostri diritti, e fino a quando le nostre famiglie in una gigantesca diaspora va tutta senza che se ne renda conto nessuno. Solo Liberi TV diede conto dei 48 morti e ne parla e sono lì presentati, ma i 42 ragazzi messicani ebbero peso mondiale. È vero pure che ci sono degli indigeni messicani che camminano su questa situazione qua. Ora, i veri cubani, io ti voglio dire, Gianni, e chiudo con questo se vuoi, vogliono una transizione alla democrazia liberale e non a una democrazia capitalista di partito unico come la Cina o il Vietnam. E questi cubani, come noi pure, che ci vogliono mettere su questa via, sono probabilmente... si sentono come una frode, perché loro vogliono, come noi, una società che rispetti i diritti umani e le nostre libertà individuali, e siamo convinti di questo, e questa è la migliore ricetta contro la povertà e per raggiungere una situazione. Quindi al Papa, in cambio, pare che il destino cinese o il destino vietnamita per noi latinoamericani, il paese dell'alba, sia quello che vada bene. Era lui un infiltrato della teologia della liberazione? Non si capisce, non si capisce sulle cose che si scrivevano. Adesso quello che era, sì, questa è una cosa un po' controversa. In ogni caso, speriamo ovviamente di avere, abbiamo anche buone aspettative di entrare in Vaticano con questo appello a Papa Bergoglio di interessarsi magari anche direttamente della sorte del popolo venezuelano, del rispetto dei diritti umani, magari insomma di attivarsi con maggiore energia. Io ringrazio Blanca Briceño, diamo appuntamento ovviamente per gli aggiornamenti su Liberi TV in futuro, e questa trasmissione sarà online fra qualche ora. Ovviamente ringrazio anche Donata Volpicella per la regia. Grazie ancora a tutti quanti voi che ci avete seguito. Grazie, grazie, Signore vi benedica, grazie.